Buonasera e benvenuti ad un altro episodio di Municipio X. Oggi è lunedì 11 novembre e con me ho Andrea Zoppolato, fondatore dell'Associazione Vivaio e di Milano Città Stato. Ciao Andrea. Ciao, ciao a tutti. Allora, che cos'è Milano Città Stato? Allora, Milano Città Stato nasce come progetto concepito da Vivaio, che è questa associazione nata 7 anni fa con l'obiettivo di supportare progetti che possano rendere grande Milano. E abbiamo creato dei tavoli aperti anche a non soci per una volta che avessero contenuto politico, e abbiamo anche invitato dei politici e abbiamo detto: cerchiamo di trovare un punto d'intesa fra le varie forze politiche per quel progetto che, se realizzato, potesse rendere grande Milano a livello internazionale. Alla fine, dopo un brainstorming abbastanza tosto, è maturata l'idea di prendere a riferimento quello che mette in comune tutte le grandi città del mondo, che è sostanzialmente quello dell'essere nel nostro ordinamento città-regione, cioè delle entità, degli enti che non hanno mediazioni fra sé e il governo centrale, che quindi hanno competenze maggiorate e poteri maggiorati. Da lì è nato il progetto Milano Città Stato. Allora, tu hai detto politico, hai usato la parola politico, ovviamente non schierato politicamente, ma che concerne la polis, quindi che concerne l'opinione pubblica e la città, giusto? Sì, in più noi, essendo non politici di professione, cioè nessuno ha mai fatto politica, ci piace proprio l'aspetto filosofico della politica, e come anche dignità intellettuale ci piace comunque riallacciarci a quello che è l'esempio più elevato di politica dal punto di vista teorico, che è quello aristotelico. Aristotele diceva che ogni essere umano ha una dimensione politica, intendendo con dimensione politica il fatto che la sua realizzazione personale non può che prescindere anche l'effetto che può avere sulla polis. E in più diceva che il vero ambito dove si può giocare la reale politica è la polis, cioè la città. Quindi, sulla base di quello, Milano Città Stato è politico, nel senso che risponde alle esigenze di ognuno di poter esercitare un ruolo positivo sulla comunità di cui fa parte, ed è politico nel senso che fa parte proprio della polis, dove secondo noi ha più senso il gioco politico. Quindi la polis in questo caso è Milano, sotto esempio di altre città nel mondo, giusto? Sì, Milano, come detto, abbiamo preso riferimento quello che lega tutte le grandi città del mondo, soprattutto quelle con cui Milano si raffronta. In primis le due città dove ho vissuto all'estero, che sono Berlino e San Pietroburgo. Berlino è una Stadt, è una città-stato, come Amburgo, come Brema, come Vienna, come tante del mondo. Ci sono tante città cantone: Ginevra, Basilea, Madrid è una comunità autonoma, San Pietroburgo è una città-stato, così come Mosca e altre. In più, devo dire, il punto di riferimento di Berlino, io l'ho vissuto in prima persona, perché Berlino è, nel Brandeburgo, che è la regione di Berlino, l'equivalente di come dovrebbe essere, a mio avviso, Milano con la Lombardia. Cioè, geograficamente Berlino è il capoluogo, il Brandeburgo, ma amministrativamente ci sono sostanzialmente due regioni: Berlino e il territorio periurbano. Tra l'altro, da notare che 7-8 anni fa c'è stato a Berlino proprio un referendum a Berlino e nel Brandeburgo, in cui hanno chiesto: volete tornare, non sono mai stati insieme, ma volete diventare come Milano e la Lombardia, cioè un'unica entità? E sia Berlino città che nel territorio circostante hanno votato contro. Infatti noi abbiamo fatto molte ricerche, non esiste in nessun caso al mondo di referendum popolare che abbia richiesto una riduzione di autonomia territoriale, mentre ci sono tantissimi casi di cittadini che hanno chiesto un aumento di autonomia. Quindi anche per quello, diciamo che a livello mondiale non esiste una volontà dei cittadini, non è stata mai esercitata una volontà dei cittadini per ridurre il proprio autogoverno. Quali sono i vantaggi di questa autonomia amministrativa? Allora, i vantaggi ci sono sia i vantaggi in termini di poteri che i vantaggi in termini economici. Allora, innanzitutto il principio è che, perché noi diciamo che Milano ha senso che sia
con un suo modo di governare rispetto al resto della Lombardia. Perché in un confronto che abbiamo fatto con persone che sono per una grande autonomia della Lombardia, che anche noi siamo tra l'altro per una maggiore autonomia della Lombardia, alla domanda quali sono i problemi della Lombardia, ci hanno detto lo svuotamento delle campagne, ci hanno detto le connessioni tra le varie territori, infrastrutture per potenziare certe offerte, e invece io ho detto, ad esempio per Milano, i primi problemi di Milano sono il caro affitti, il fatto che sta diventando una città insostenibile, lo smog, il traffico urbano, le università, tutti temi che riguardano Milano ma non riguardano il resto della regione. Quindi in definitiva i due grandi vantaggi sono che, dato che la regione Lombardia gestisce 23 miliardi di euro all'anno, che sono comunque consistenti, e esercita in autonomia dei poteri, noi crediamo che sia più vantaggioso il fatto che si splittino, si separino sia budget che risorse che competenze tra tutto quel territorio extraurbano che ha determinate caratteristiche, delle montagne, le pianure, eccetera, e il territorio invece urbano, che quindi potrebbe avere 7 miliardi e mezzo all'anno di risorse, tenendo conto che Milano oggi riceve 450 milioni di trasferimenti tra Stato e Regione. Passare a un'autogestione di 7 miliardi e mezzo secondo noi potrebbe essere molto più efficiente rispetto adesso che è centralizzato una regione, e in più potrebbe finalmente sul suo territorio avere il fatto che il sindaco governatore con la giunta Parlamento potrebbe decidere praticamente su ogni cosa che oggi prevede quattro organi che spesso litigano fra loro, che sono sindaco del comune, sindaco a città metropolitana che solo, tra virgolette, casualmente coincidono, governatore della regione e organi della regione, governatore dello Stato. Quindi ad esempio succede che aumentare il prezzo del biglietto ti determina che la regione dice no, teoricamente la città metropolitana potrebbe dire no, lo Stato potrebbe dire no. Invece col vantaggio della città-regione si avrebbe un solo organo che su determinate competenze ha libertà di decisione. Quindi per la casalinga di Voghera cambierebbe essenzialmente poco, visto che Voghera è fuori da Milano, però per il cittadino milanese cambierebbe molto. Sì, tra l'altro Voghera in realtà nel senso che per l'Ocse Voghera fa parte comunque della cintura milanese. Quindi teoricamente è ancora Milano? No, è una volontà del comune di Voghera. Cioè, secondo la nostra Costituzione, ogni comune può fare scelta per appartenere a una regione differente. Infatti ogni tanto ci sono dei referendum che chiedono i comuni che dal Veneto vogliono spostarsi in Trentino, eccetera. Quindi teoricamente la nostra Costituzione, tra l'altro teoricamente anche per dire un comune della Sicilia potrebbe chiedere di far parte di Milano, cioè non c'è neanche il vincolo territoriale. Quindi teoricamente Voghera potrebbe anche dire preferiamo staccarci in questo caso dalla regione attuale per andare nella regione Milano, che magari è più vicina a tematiche come lo sviluppo economico, eccetera. Quindi teoricamente anche la casalinga di Voghera potrebbe, per il cittadino di Milano potrebbe cambiare tantissimo, nel senso che è la dimostrazione che tutte le grandi città che sono città-stato spesso lo sono grazie a una spinta dei cittadini. C'è una vicinanza, noi siamo molto vicini alla Svizzera, la Svizzera è un modello dove tutti gli organi sono decentrati, come tra l'altro prevede l'articolo 5 della Costituzione italiana, che dice che bisogna decentrare al livello più basso possibile. Quindi noi chiediamo addirittura non di andare contro la Costituzione, ma ci appelliamo alla Costituzione italiana. Perché conviene andare al livello più basso possibile? Faccio un esempio. Oggi, e voi lo sapete come organo di informazione, il Comune di Milano, qualunque decisione faccia o prenda, subito diventa di dominio pubblico, cioè diventa subito conosciuto. Io posso fare una lista, ma anche te, di tutte le decisioni prese dal Comune di Milano sul territorio. Se dovessimo dire, proviamo a dire quello che ha fatto la Regione Lombardia su Milano, a me viene in mente solo opposizione a scelte del Comune. Non mi viene in mente di dire ha fatto quella normativa rispetto a quell'altra. E questa è una dimostrazione di quanto spostare a livello più basso il governo sul territorio ti consente che effettivamente tu hai che i cittadini possono da un lato partecipare molto di più e dall'altro possono essere molto più al corrente delle scelte, sia a livello economico delle risorse che vengono destinate. In Regione Lombardia
non si sa dove finiscano questi 23 miliardi. Magari vengono spesi benissimo, ma non abbiamo la possibilità. A livello comunale invece ci sono, fin nel dettaglio, si sa dove arrivano e dove finiscono questi soldi. Quindi ci sarebbe una vicinanza totale e la possibilità al cittadino che vuole partecipare in una città come Milano, che tra l'altro è forte grazie ai milanesi, alla comunità dei milanesi, ci sarebbero infinite possibilità, oltre al fatto di avere a disposizione direttamente sul territorio una cifra che va dai 7 agli 11 miliardi, pari a circa, mi sembra, 3 linee della metropolitana all'anno, giusto per far capire cosa vuol dire. Quindi voi promuovete la partecipazione attiva del cittadino all'ambito politico per avere più controllo su tutto quello che è Milano, inteso come concetto esteso, visto che... Sì, esatto, diciamo che qua... Non è un concetto geografico. No, premessa che secondo noi Milano dovrebbe diventare un modello dell'Italia, perché Milano, che ne dicano, spesso ci sia l'immagine dell'imbruttito piuttosto che altro, la grande forza di Milano è che ha questa magia, e nei secoli è sempre stata così, per cui tu arrivi dalla Puglia o dalla Nuova Zelanda e qua Milano ti rinforza la tua diversità, ma sempre come eccellenza. Cioè tu mantieni la tua caratteristica di pugliese, ci sono pugliesi da 40 anni qua che ancora hanno l'accento, però Milano tira fuori il meglio dell'essere pugliese e la comunità dei milanesi diventa migliore grazie al rinforzo della diversità, no? Esempio Chinatown, tanto più Chinatown è unica, tanto più Milano ne guadagna. Quindi, premesso questo, noi siamo convinti che il segreto, quando si dice qual è il segreto di Milano, il segreto di Milano è questa comunità di persone in gran parte neanche nate a Milano, e se sono nate a Milano la prima cosa che ti dicono è: io in realtà le mie origini di famiglia sono fuori di qui. È rarissimo trovare uno che dica io sono milanese punto da 10 generazioni. E questa comunità che valorizza la diversità anche grazie al fatto che è stata dominata da tutte le grandi culture del mondo e quindi ha saputo metabolizzarle, rinforzarle, questa comunità è talmente magica che noi crediamo che tanto più potere di partecipazione e anche di controllo, un genuino controllo sull'amministrazione, può creare dei circoli virtuosi che qua sono sideralmente superiori rispetto a quelli già positivi che avvengono in tutto il resto del mondo. Attualmente Milano città-stato è in un momento caldo, giusto? Sì. E perché? Allora, è un momento caldissimo nel senso che, allora, innanzitutto noi come sito abbiamo vissuto questa situazione, per noi è abbastanza strana, nel senso che dal settembre dell'anno scorso, dove avevamo tra gli 8 e i 9 mila lettori unici al giorno, e settembre di quest'anno, che siamo sui 50.000, dai 40 ai 50.000 al giorno, è avvenuto un boom pazzesco, oltre molti volontari che ci scrivono. Diciamo che oggi è diventato una cosiddetta hot topic, come dicono quelli di Twitter, perché il tema, oggi c'è stato un po' un disincanto, siamo in una situazione politicamente, io direi, affascinante, nel senso che io ho sempre timore quando si crede troppo a ideologie o a stereotipi, no? E ci si divide per fazioni. Invece mi piace quando la politica rientra un confronto di come vogliamo l'Italia in futuro, punto. Io credo che oggi ci sia una disillusione da una certa parte politica e una presa di coscienza da parte dell'altra parte politica del fatto che oggi non ci sono più certezze. Quindi in sostanza cosa succede? Succede che ad esempio si sta ridefinendo anche l'organigramma, perché si parla tanto di autonomie che da chiunque ormai sono ritenute teoricamente positive, perché se usciamo dall'Italia tutti gli stati più efficienti prevedono autonomie molto accentuate, cioè non c'è eccezione. Però il tema è: ha senso oggi dare tanta autonomia a regioni quando oggi i giochi ci sono, dei giochi che sono territoriali, ma le grandi città ormai sono in costante collegamento una con le altre? Cioè rispetto a 20 anni fa, che poteva essere che magari uno lasciava Milano per trasferirsi a Como, oggi se un ragazzo va via da Milano, va a Barcellona o va a Berlino. Quindi il tema è come si può rendere Milano competitiva nei confronti di Berlino e anche come scambio di best practice. Quindi sulla base di questo tema, io so per vie traverse, ufficiali e non ufficiali, anche perché stiamo dando una mano se possiamo agli organi più elevati che ci sono, che dal ministero in giù stanno valutando fortemente
il fatto del poter dare un'autonomia a Milano, che potrebbe essere anche aggiunta ad autonomia ad altre città, col vero tema che è la via più facile ma più complessa è quella di dare più potere alle città metropolitane. La via più coraggiosa ma più semplice sarebbe quella del creare nelle aree urbane più importanti l'equivalente di una regione. Abbiamo già tante regioni, se lo è il Molise che ha 300.000 abitanti, la Val d'Aosta, non vedo che dramma ci sarebbe che Milano potesse diventare una regione. Perché Milano sarebbe comunque una nazione molto popolosa. Nazione è una parola una un regione, po' forte. Una regione. Sarebbe una regione molto popolosa, nel senso che poi anche qua, come detto, se si creano due regioni, uh-huh, Lombardia e Milano, per il nostro ordinamento tutti i comuni della cintura urbana di Milano potranno decidere se fa parte dell'una o dell'altra. Io credo che molti dei comuni della cosiddetta area OCSE, che è quella l'area metropolitana, è diversa città metropolitana, secondo l'OCSE l'area metropolitana di Milano è composta da circa 8 milioni di abitanti, che come PIL e forza sarebbe una delle tre regioni, perché Londra ormai si è staccata, delle tre regioni più potenti a livello europeo. Quindi sarebbe, per dire, più popolosa della Svezia, per dire, e come PIL tra i più forti a livello europeo. È ovvio che questo è un processo, però già inizialmente Milano, quello che è certo, che è garantito dalla Costituzione, che avendo almeno 1 milione di abitanti, può chiedere di diventare una regione. E è un processo, nel senso che ci sono diversi passaggi da fare per arrivare all'autonomia? Sì, allora, per diventare città regione, uh-huh, allora, ci sono due casi. Uno, legge speciale dello Stato per dare alla città metropolitana, che oggi non ha né risorse né poteri, poteri amplificati. Un po' modello a livello mondiale, quello che è successo a Parigi nel 2009. Cosa molto semplice teoricamente, perché basta una legge dello Stato. Complessa perché? Complessa perché riproduci e aggiungi organi sullo stesso territorio. Quindi domani bisogna aumentare il biglietto dell'autobus, ci sarà il sindaco che dice una cosa, il sindaco della città metropolitana un'altra, regione, eccetera. Quindi solita complessizzazione italiana, che infatti a Parigi l'hanno introdotta nel 2009, a distanza di 10 anni ancora non è diventata operativa. Invece la cosa più semplice, perché è già prevista la Costituzione, articolo 132, è richiesta da parte della giunta del Comune di Milano, più tutte le giunte della cintura che volessero aggregarsi, però potrebbe essere anche solo il Comune di Milano, che fa domanda al Parlamento per chiedere, per dire, ci vogliamo separare dalla Regione Lombardia e vogliamo diventare una regione. Collaboreremo perfettamente in tutto, non è che si passa da Lombardia al Veneto e c'è un dramma esistenziale o economico, però c'è una divisione del budget, quindi non costerebbe nulla allo Stato italiano, ci sarebbe una ripartizione più centrata sul territorio, un solo organo che decide laddove oggi decidono comune, città metropolitana, regione, quindi rimarrebbe poi il comune regione che può direttamente trattare con lo Stato. Oggi il governo italiano solo come cortesia potrebbe parlare con Sala, perché non è predefinito, parla con la regione. Un domani Milano potrà parlare direttamente con la regione, con lo Stato, addirittura anche farsi valere a livello dell'Unione Europea, anche perché potrebbe gestire direttamente i fondi europei, che oggi sono gestiti dalla regione, potrebbe legiferare e potrebbe anche promuoversi a livello internazionale. I budget del turismo sono tutti dati alla regione. Per innescare questo processo, perché siamo in contatto con tutte le forze politiche, la chiave migliore è quella del partire con un referendum propositivo sul territorio, che per prima istanza deve attivarsi con 1.000 firme, successivamente entro 6 mesi dovremo depositare 50.000 firme e poi col referendum avrà tra l'altro il quorum più o meno un terzo degli elettori, quindi agevolato. Perché è una strada opportuna? Perché innanzitutto tra 2 anni cambia la giunta e quindi nessuna giunta oggi si prenderebbe l'impegno di fare una cosa così importante, quindi in questo caso è il trigger per la prossima giunta. E il trigger può avvenire se dimostri che c'è volontà popolare e poi automaticamente, secondo lo statuto della città, del comune e anche la città metropolitana, se ogni referendum propositivo che delibera su una competenza ovviamente riservata alla giunta
Se passa, automaticamente il comune deve dare mandato, quindi automaticamente, addirittura è segnato, mi sembra, entro 45 giorni, il comune dovrà procedere per avviare l'iter per diventare città regione. Quindi in realtà è un processo abbastanza semplice che ha bisogno soltanto di volontà politica della politica, quindi della giunta e di Milano, giusto? Sì, teoricamente la giunta lo potrebbe fare con poi il referendum confermativo dei cittadini. Mm-hmm. Parlandoci con tutti i politici delle varie parti politiche, il tema è ovvio che su un argomento del genere ci deve essere una volontà della comunità. Mm-hmm. Cioè, insomma, è uno di quei temi dove giustamente, cioè, i cittadini dicono: vogliamo avere più autonomia? Sì, vogliamo più autonomia? No, sono loro che devono decidere. E mentre Milano Città Stato, il sito, in questo momento sta facendo crowdfunding, giusto? Sì, per la prima volta dalla fondazione abbiamo deciso di fare un mese di funding. Mm-hmm. Non dico crowdfunding perché c'è sia il tipo di iniziative rivolte ai cittadini, cioè. Mm-hmm. Partiamo da, mi sembra, 20 euro sia la base, uh-huh. quindi cifre abbastanza modeste, e con una serie di servizi che si possono, sia si può scegliere innanzitutto se supportare il referendum, che comunque noi ci siamo informati dai vari partiti più attivi nel mondo referendario. A vederlo da fuori uno dice: far referendum, beh, che costi ci saranno? Beh, considerando che quando raccogli le firme ci deve essere per legge un notaio che le certifica, il notaio è difficile che su 100 giornate riusciamo a trovare tutti i notai gratis, devi prendere occupazione pubblico, devi un po' fare promozione perché sennò chi lo viene a sapere. Teniamo conto che un referendum, dal momento della raccolta firme a poi quello dell'attivazione proprio sul territorio, sono cose che ti costano dalle 200-300 mila euro nelle prime fasi al milione di euro, quindi noi siamo tutti volontari, non vorremmo arrivare in una situazione che poi fai tutto e poi ci guardiamo nelle tasche e vediamo che non abbiamo le risorse. Quindi uno quello, quindi c'è la possibilità di sostenere il referendum, c'è la possibilità un minimo di far parte dell'associazione e quindi di diventare soci con varie forme, di prendere determinati servizi dal libro ad altre cose, e poi di partecipare. Noi il 20 alla Fondazione Catella faremo una cena di fundraising, la prima di Milano Città Stato, sostanzialmente aperta a tutti quelli che vogliono finanziare, e quindi sia finanzi partecipando alla cena, in realtà il costo è 200 euro che sembra tanto, però tra costi location, costi di catering, costi di service, costi di organizzazione, alla fine quello, se riusciamo, copriamo quasi. Poi ci sono le esperienze che vengono messe in palio e da lì tutti i partecipanti potranno finanziare, vincere l'asta delle esperienze. È importante perché il 20 alla Fondazione Catella si può ancora, tra l'altro, prenotare e prendere dei biglietti, perché ci sono diversi posti a disposizione, oltre che essere un ambiente fantastico, essere in contatto con, noi li chiamiamo gli Illuminati, che a Milano finanziano un progetto che non ha colore politico e non ha un tornaconto personale. Però è anche l'occasione per avviare delle collaborazioni con altre organizzazioni, tipo la stessa Fondazione Catella, che gestisce la Biblioteca degli Alberi, il Teatro Franco Parenti, che gestisce il Parenti District, e poi stiamo invitando alcune altre associazioni perché vorremmo creare un gruppo di enti che in qualche modo, da un lato, si agevola nei contatti di quelli che sono dei finanziatori che dicono all'americana: sì, io una parte dei miei risparmi mi va di destinarli alla comunità, quindi una volta li darà a noi, una volta a un teatro, eccetera. Dall'altro, noi riceviamo tantissime richieste di volontari che vogliono dare una mano. Per ora non abbiamo tante attività e soprattutto abbiamo delle soglie molto alte, cioè nel senso che il sito, nonostante sia fatto dai volontari, cerchiamo di avere degli standard da livello di grande giornalismo e così via. Quindi purtroppo abbiamo tanti che magari dicono: ogni tanto mi verrebbe a dare una mano, però non abbiamo la possibilità, fin tanto che non avremo banchetti, eccetera. E quindi, visto che ci sono altri enti, altre associazioni che invece hanno una carenza di volontari, che magari dicono: domenica dobbiamo raccogliere le foglie dal parco, uh-huh. cosa molto semplice, molto easy, che dove non serve neanche una formazione particolare, e quindi vogliamo provare a vedere se si possono dare delle diversi sbocchi a persone accomunate dalla voglia di destinare un poco tempo a Milano.
bene, io ti ringrazio per il tempo che ci hai dedicato. Il tempo è finito e ci possiamo vedere, posso preannunciarlo, immagino, che sarai il nostro ospite ai Milano Storytelling, che si terranno domenica, ma voi li vedrete mercoledì e in formato integrale, e poi tutta la settimana avremo gli highlights di quella serata lì. Ti ringrazio di nuovo per il tempo che ci hai dedicato, noi ci vediamo al prossimo episodio di Municipio X e a presto. Grazie a voi, grazie a tutti.